Grazie Avvocato Lupis, adesso è la volta della sottoscritta. Vorrei parlare come i precedenti relatori a braccio, senza l'ausilio delle diapositive ma e anche della lettura di alcune pagine del libro di cui è stato accennato poco fa, ma è necessario che io legga proprio le frasi scritte da Sallusti, dette da Luca Palamara, e poi qualche commento, proprio per potervi dare la fotografia della situazione drammatica in cui noi ci troviamo, noi cittadini considerati niente. Luca Palamara. Luca Palamara che ha aperto uno scenario raccapricciante sulla situazione in cui noi cittadini italiani versiamo. È stato magistrato e presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, come potete vedere, per 4 anni e successivamente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi agli alti, ai massimi vertici. Qui in questo libro ci sono le intercettazioni avvenute tramite il Trojan che è stato posizionato dalla Procura di Perugia in combutta con quella di Roma, ma ci sono poi successivamente altre intercettazioni che sono avvenute precedentemente e di cui vi darò un saggio verso la fine della mia relazione, tanto vorrei mettere il tempo pure per me. Allora, è interessante quello che ha detto poco fa l'Avvocato Lupis riguardo allo stato mentale dei magistrati. C'è stato uno studio ai primi del Novecento condotto da Freud, Sigmund Freud, proprio sulla psicopatologia di un rappresentante della magistratura, il presidente Schroeder, che che benché si fosse fatto 10 anni di manicomio, su un suo ricorso accettato ritornò a fare il magistrato. Parliamo dei primi anni del Novecento. Su questo caso Freud elaborò e completò l'elaborazione sulla teoria della paranoia, quindi detto un contributo molto importante, perché non è, cioè chi di noi farebbe il magistrato? Cioè per fare il magistrato ci vuole un grande equilibrio, una grande stabilità, un grande tutto, quindi sono pochissime le persone che possono esercitare questa professione e tra noi oggi un magistrato di questo calibro c'è ed è il dottor Michele Nardi che parlerà dopo di me. Allora, ecco, questo è il... Scusatemi, io vado un po' di qua, un po' di là, perché sono tante le cose che devo dire, mi aggancio un po' alle diapositive, un po' a quello che mi viene in mente al momento. Se non le avessi sarei perduta, perché sono portata facilmente a divagare, perché tante sono le cose che da dire. Questo magistrato, Schreber, scrisse un libro di memorie, Memorie di un malato di nervi, e si scavò la fossa. Però, detto un grande contributo alla comprensione della paranoia. Allora, adesso io vi leggerò alcune, le ho segnate, alcune pagine significative di come funziona il sistema indicate qui nel libro di Luca Palamara e andiamo a pagina 92. E qui parliamo della crocifissione di Berlusconi. Ovviamente parto da un certo punto di vista, da un certo punto della pagina. Allora, quindi, dice Sallusti, trovate la quadra per affrontare il nuovo corso. D'accordo, ma qual era l'obiettivo e qual è la strategia? L'obiettivo, risponde Palamara, è sempre quello, impedire a un governo di centrodestra varie delle riforme della giustizia, per noi inaccettabili. Sallusti, di fatto da lì in poi inizia una pressione giudiziaria su Silvio Berlusconi, risposta, da quel momento veniamo accusati di entrare in una zona grigia dove formalmente è tutto regolare, l'obbligatorietà dell'azione penale, l'indipendenza della magistratura, eccetera, eccetera. Non c'è capello fuori posto, ma sta di fatto che non esisteva più, e dubito che oggi esista, un confine netto tra la legittima difesa degli interessi della giustizia e l'uso strumentale della giustizia stessa.
per i fini politici di una parte della magistratura, parte che trova nella sua corrente di riferimento copertura e protezione, e nel partito politico di riferimento, il PD, un socio interessato, con Cascini, procuratore aggiunto Roma. Ci intendiamo sul fatto che Magistratura Democratica abbia mano libera nel fare opposizione feroce a Berlusconi, con le altre correnti e di pontiere con la politica. Di più, ammesso di volerlo, non avrei potuto fare. Al nostro interno non c'erano le condizioni politiche per fermare quelle derive e a quel punto scelsi di assecondarla. Domanda: eravate e siete stati convinti di essere così potenti? Le spiego una cosa fondamentale per capire cos'è successo in Italia in questi ultimi 20 anni. Un procuratore della Repubblica in gamba, se ha nel suo ufficio un paio di aggiunti e di sostituti svegli, un ufficiale di polizia giudiziaria che fa le indagini sul campo altrettanto bravo e ammanicato con i servizi segreti, e se questi signori hanno rapporti stretti con un paio di giornalisti di testate importanti e soprattutto con il giudice che deve decidere i processi frequentandone magari l'abitazione, ecco, se si crea una situazione del genere, quel gruppo e quella procura, mi creda, hanno più potere del Parlamento, del Premier e del governo intero, soprattutto perché fanno parte di un sistema che li ha messi lì e che per questo li lascia fare, oltre ovviamente a difenderli. Giusto uno spaccato. Si ricordi, vado più avanti, si ricordi, dice sempre Panamara, la regola dei tre, le tre armi del sistema, una procura, un giornale amico, un partito che fa da spalla politica. Funziona contro qualcuno ma anche a difesa di qualcuno, con Berlusconi avviene contro, con Fini e con tanti altri a difesa. E lo ripeto ancora una volta a scanso di equivoci, io ora non sto discutendo se uno è o meno colpevole, mi riferisco a come, oltre a un certo livello, i reati o i presunti tali vengono gestiti in base a criteri che con la giustizia uguale per tutti hanno poco a che vedere, ma non solo con la giustizia, lo stesso vale per l'etica. Allora, su questo non intendo sollecitarla, temo che ci si possa allargare un po' troppo ed entrare in un campo minato. Risponde ancora Palamare, non si preoccupi, faccio solo un esempio. Credo che tutti ricordino la polemica per il servizio mandato in onda da un telegiornale Mediaset, torniamo all'informazione deviata, sui pedalini azzurri del giudice Messiano, quello che condannò Berlusconi a pagare 750 milioni di euro a De Benedetti per la vicenda del Lodo Mondadori. Vergogna, inaccettabile, un attacco immorale fu la reazione sdegnata dei magistrati. Per i calzini, eh? Sì. Cosa c'entrano i calzini con le capacità professionali? Bene, nel 2018 si elegge un nuovo vicepresidente del CSM, tra i candidati, meglio sarebbe dire autocandidati. C'è Fulvio Gigliotti, membro laico che eletto dai 5 Stelle. Sa qual è la battuta che circolava nelle sacre stanze del CSM che si erano indignate per Messiano? Questo. Uno che si presenta con scarpe blu, con i bordini bianchi per definizione, non può fare il vicepresidente. Sallusti, siamo più nell'ambito dello stile dell'etica. Tornando al nostro 2011, inchiesta dopo inchiesta, arrivate alla meta, il governo Berlusconi si arrende. Che Berlusconi cadde per le inchieste lo dice lei. Quel giorno me lo ricordo bene, anzi le dirò che io seppi prima di molti altri, compresi gli interessati, quello che stava per arrivare. E dunque, credo che molte di queste cose non siano conosciute, quindi penso che sia importante, no, aprire uno spaccato su queste realtà. Allora, torniamo a,
Allora, i primi di novembre mi chiama Loris D'Ambrosio. Loris D'Ambrosio è stato magistrato consigliere per il Presidente della Repubblica per gli affari della giustizia. I primi di novembre mi chiama Loris D'Ambrosio. Siamo nei giorni della piena emergenza economica per lo Spirit delle Stelle, per dirmi che era opportuno fare una chiacchierata di persona con il Presidente e di portare pure Giuseppe Gascini, segretario della ANM e uno dei leader della sinistra giudiziaria. Il governo Berlusconi era sotto bersaglio da più parti e nel colloquio avevamo una sorta di anticipazione implicita che presto sarebbe finita un'epoca, un ciclo. All'uscita del Quirinale mi ricordo perfettamente la frase di Cascini: ti rendi conto? Ci ha fatto capire che per Berlusconi è finita. Missione compiuta, abbiamo portato a casa la pelle, la città è salva e il nostro compito è finito. Sallusti, anticipazione implicita vuol dire che tutto o niente? Sia più preciso, a che cosa vi siete detti? Parliamo di un momento delicatissimo in cui c'era un governo in difficoltà, ma pur sempre in carica. Risposta, diciamo che è stato un po' il resoconto della nostra attività, che il Quirinale aveva costantemente, anche tramite Loris D'Ambrosio, seguito da vicino e condiviso. È pacifico che tutte le iniziative e le posizioni assunte dall'Associazione Nazionale Magistrati di quegli anni erano sostenute dal Presidente della Repubblica. La mia percezione fu che questo incontro, diciamo così, suggellasse il lavoro svolto in una fase specifica, per capirci. Nessuno disse esplicitamente abbiamo mandato via Berlusconi, ma il senso del discorso porta a quella conclusione. Qualche giorno dopo, il 16 novembre, Berlusconi sale al collo per dimettersi e inizia la stagione di Mario Monti. E ancora, l'impegno del nuovo governo che stava per nascere. Per me però, sempre Palamara, mi sembra di averlo detto con chiarezza, il referente principale non era il PD, ma il Quirinale. Loris D'Ambrosio, che stranamente in quei giorni caldi non mi cerca, si fa vivo la sera prima della formazione del governo. Mi dice, Luca, scusa, sono stato impegnato, è stato faticoso trovare la squadra. Abbiamo deciso che il nome per la giustizia è quello di Paola Severino. Interpreto quella telefonata come una sorta di cerca di capire la situazione, non si poteva fare diversamente. Da un lato e dall'altro, sai, il regista di tutto non sono io, ma il Presidente. Subito dopo la nomina della ministra, Loris mi chiama di nuovo. La Severino mi dice è un grande avvocato ma non conosce il nostro mondo, non conosce gli equilibri della magistratura e tantomeno quelli della politica. Tu la devi aiutare, devi avere il feeling con lei, è importante per tutti noi. Cosa significa per noi, dice Sallusti? Non so con esattezza cosa e a chi si riferisse, ma mi dice a questo punto tu devi essere chiaro con lei. Nel senso che dovevo mettere i miei uomini al ministero, cosa che per il sistema è importantissima. È il preludio alla mia seconda vita, quella della gestione del potere interno alla magistratura. Ancora più potere, dice Sallusti. Non capisco, fin qui lei non ne aveva abbastanza tra nomine, contatti a massimi livelli, posizione a difesa di inchieste che oggi ammette discutibili? Risposta, era una cosa diversa. Avevo vissuto una fase che definirei politica, ero parte della squadra che aveva contrastato il governo Berlusconi e nel farlo aveva acquisito rapporti e visibilità, sia interna che esterna. Ora D'Ambrosio mi sollecita a costruire, mettere le pietre e partecipare alla spartizione del potere. Quello vero, quello dei ministri e delle poltrone. Profondo conoscitore del nostro mondo, lui sa che tutto si basa sul manuale Cancelli. E il manuale Cancelli è un'espressione giornalistica che si riferisce alla spartizione di posti, io a te, tu a me, insomma. E quindi vuole dirmi, non lasciare tutto agli altri. Dopo quello che hai fatto, piazza i tuoi uomini di Unicost nei posti chiave e vedrai che andrà tutto bene. Con questo obiettivo organizzo il primo incontro con la Severino in un ristorante del ghetto ebraico di Roma. Lei mi spiega le sue sfide e si ribadisce la sua fiducia. Ecco, io ho fatto quello che dovevo fare. Sallusti, ci sono delle pagine molto importanti, sono poche ma ve le voglio leggere, me le sono selezionate.
Sallusti, mi sta dicendo che avete circondato e ingabbiato la Severino ancora prima che giurasse da ministra? Risposta, le sto dicendo che ogni corrente ha piazzato i suoi al ministero nella più classica delle lottizzazioni. Persone che lei neppure conosceva, del resto il potere è innanzitutto un controllo. Tra noi si instaurò un buon rapporto, la mia esperienza all'ANM dopo 4 anni di presidenza si stava per concludere, ma per 3 mesi accompagnare la ministra nei suoi primi passi, anche perché facevo da ponte tra Michele Vietti, il vicepresidente del CSM, che da capocorrente Unicost aveva contribuito a fare leggere. Ecco, Sallusti, dopo 4 anni nel marzo 2012 finisce la sua esperienza all'ANM, si forma la giunta nuova eppure anche in quel caso lei ha deciso la nomina per il successore. E adesso qui andiamo a un'altra pagina importante. Dunque, 125, cioè, non c'è segnale, io... 125, sì, ecco, questo è interessante. Allora, era una bella soddisfazione, lo riconosco, pensavo di mantenere il controllo della baracca, eppure nella mia testa c'era qualcosa che non tornava. Devo essere sincera, dopo 4 anni in prima linea mi ero assuefatto al potere che deriva dalla visibilità. Ero richiesto nei convegni, nella televisione e dalla stampa. Allo stesso tempo però non sopportavo più di dover essere utilizzato per continuare ad attaccare un nemico, Berlusconi, che peraltro era uscito di scena. Non rinnegavo nulla, avevo vinto la battaglia, ma sapevo anche che c'erano state forzature. Sono in quel momento stufo di tirare fuori a comando dichiarazioni contro Berlusconi e il centrodestra. Ecco come cadono i governi di destra, ecco come siamo considerati i mascalzoni, chi non è di sinistra. Quindi artatamente la stampa al soldo di questi soggetti mistifica la realtà e il popolo ci casca a bocca. Non rinnegavo nulla, avevo vinto la battaglia, ma sapevo che c'erano delle forzature. Sono in quel momento stufo di tirar fuori a comando dichiarazioni contro Berlusconi e il centrodestra, e mi rendo conto che negli ultimi anni non ho fatto il magistrato, io ho fatto politica, non dentro un partito politico ma inserito in un sistema politico. Ho confuso i ruoli, certo, ma è giusto dire che io non ero un pazzo isolato, eravamo in tanti ed eravamo compatti. Eravamo diventati quelli di una parte pronti a colpire l'altra e non c'entravamo più nulla con il collega che si alza ogni mattina e si deve occupare di furti, rapine, separazioni e fallimenti. Ho sguazzato in questa situazione, sì, e come, l'ho cavalcata, a tratti, sì, certo, e l'ho fatta al meglio delle mie possibilità, in qualche modo per uscire dallo sdoppiamento di ruolo di quei giorni. Sto pensando alla politica, direi di sì. E da qui continua con la caduta del governo Renzi per aver proposto Gratteri come ministro della giustizia, della caduta di Salvini perché aveva osato contrapporsi ai poteri della magistratura. Non voglio continuare a leggere qui, ma qui è tutto documentato come noi siamo manipolati da un gruppo di delinquenti, di psicopatici, perché chi ha questo tipo di comportamento sicuramente è affetto da una psicopatologia grave, da una psicosi, e parliamo del delirio di onnipotenza, parliamo di disturbi di personalità narcisistica, cioè quelli cui il potere non basta mai, cioè devono andare oltre, devono calpestare tutti, sono quelle persone anaffettive, disaffettive, fortissimamente pericolose, di cui la magistratura è ricca. Allora, io qui adesso torno alle mie. Sono le tempi, non ha solo per niente. Allora, dunque, io posso parlare direttamente di un fatto che mi riguarda, perché la mia strada ha incrociato alcuni di questi personaggi. Ha incrociato il procuratore capo Pignatone, ha incrociato Andrea Mosca, magistrato, già magistrato, successivamente notaio, marito di Cristina Picozzo. Io sono in guerra, in processi importanti da 7 anni con loro, perché ho osato sfidare il sistema e ho osato denunciare abusi gravissimi verso cittadini. In quel caso ero una cittadina a cui era stato sottoposto un modulo da firmare con delle clausole vessatorie
che non ho firmato, avrei potuto farlo come l'hanno fatto il 99,99% delle persone, ma io non l'ho fatto perché è una grande offesa alla mia intelligenza e alla mia dignità. Non saresti qui ancora a combattere dopo, dal 2017, 16 anzi, cominciando dal 16, ad oggi. Cosa succede? Io sono un medico, una pediatra, una neonatologa, quindi una persona, una psicoterapeuta, una persona innocua, a che fare con bambini, con neonati, insomma con la psico, con le mamme, con i bambini, con la psico, con la famiglia. A un certo punto mi sono ritrovata già nel 2004 a vivere con una persona a me molto cara, a vivere... a entrare in un mondo infernale, in un girone infernale. Una persona a me molto cara era stata arrestata, un avvocato era stato arrestato, l'avvocato di prima, l'avvocato Lopez, era stato avvocato perché anche lui si era messo di traverso contro le procure di Milano e di Catanzaro, perché aveva difeso una sua cliente, mamma di un suo amico, la contessa Enrichetta Lucifero, a Catanzaro, sul cui appartamento, sul cui attico aveva messo gli occhi un giudice, un magistrato di Catanzaro. E con un'asta truccata, insomma, alla fine carte vince, si era fregato quell'appartamento, ma in maniera indegna. Troverete tutto sul mio giornale Jacques, perché c'è proprio Jacques, antologia delle ingiustizie, quindi io non è che vi voglio raccontare come io sono entrata in questo girone infernale. E chiaramente l'avvocato, che avete visto non è che faccia molti sconti, anche se insomma sul filo di Fioretto, aveva denunciato al magistrato e tutta la cordata del fallimentare di Catanzaro. Si mettono d'accordo le due procure e mentre una sera vado a fare la notte di guardia in ospedale di San Camillo, da un televideo è stato arrestato l'avvocato Giuseppe Lupis all'aeroporto di Reggio Calabria l'11 gennaio 2004 perché è in possesso, se lo ricorda? Perché stava per imbarcare un'arma da guerra, un'arma da guerra. Cioè l'avvocato Lupis era famoso per una cosa, che non portava mai borse, non aveva mai le 24 ore, andava sempre con le buste di plastica, un massimo di carta quando voleva essere elegante, dove dentro aveva i fascicoli. E normalmente li poggiava, e lui è un divoratore seriale di giornali, di quotidiani, e aveva poggiato i suoi pacchetti di fascicoli davanti alla Polaria per andare a prendere i giornali, dopodiché prende questa cosa, non aveva bagagli, il giorno dopo aveva un processo importante a Milano dove non doveva comunque arrivare, chiaramente questo era senza zip, senza niente, così, semplicisticamente. Suona tutto, pistola nel bagaglio a mano, chi è? Che è mia, cioè arrestato, 48 ore subito. C'era discrezionalità, perché se ti trovi un terrorista, un non so che, un pregiudicato, ma se trovi un avvocato, cioè, voglio dire, che lo fai domiciliari e poi gli fai come per legge in 48 ore, gli fai l'udienza, insomma, vabbè. Mi mancano 10 minuti quello supplementare. Vabbè, in poche parole viene arrestato. In quelle 48 ore il giudice non lo interroga, però era intervistato da tutti i media italiani perché l'avvocato Lupis era sulla cresta dell'onda, perché aveva fatto assolvere, tra i suoi vari successi straordinari, aveva fatto assolvere il sacerdote Giovanni Stilo, che era stato arrestato a Montecatini, insomma, trombe mediatiche, non so, comunque l'aveva fatto assolvere, perché dava fastidio alla sinistra italiana, aveva fatto una scuola elementare, asilo, magistrali, e molte sorelle, figli, amanti di magistrati andavano a prendere il diploma da Dostino, però a un certo punto cominciava a diventare scomodo. Fatto sta che comunque aveva avuto una grande... Poi nel 98 vinse anche la causa, essendo l'avvocato di Sgarbi, di Vittorio Sgarbi, che fu accusato da Giancarlo Caselli, quindi parliamo di pezzi del 90, per diffamazione. L'avvocato era Giuseppe Lupis e lo fece assolvere, perché fatto ha avuto una stragrande vittoria, quindi insomma è un avvocato molto molto noto, e anche per altri processi, è stato anche l'avvocato della strage di Capaci, insomma, voglio dire, ok? Quindi viene arrestato fanfare contro fanfare, si fa 20 giorni, molto scomodo, si leva su Radio Radicale, mette avvocato Giuseppe Lupis, trova 72 interventi, tra l'altro è stato anche l'avvocato giovanissimo della famiglia di Mauro Di Mauro della sua scomparsa, e poi Ingroia lo attenzionò nel 2011, c'è una lunga storia. Quindi io così mi ritrovai in questo mondo che per me era, cioè, né di famiglia, mamma mia, normale, tranquilla,
però vengo sconvolta e mi incomincio a occupare di, entro in questo mondo, mi comincio a occupare di diritti umani violati e di mala giustizia. Ecco, e da allora fondo un giornale che si chiama Giacuzzi, e da allora che mi occupo e che vado avanti con dei convegni proprio sui diritti umani calpestati. Insomma, arriviamo ai giorni nostri. Io per indole, per formazione mentale, non mi piego a firmare un modulo di acquisto di un appartamento comprato, abitato per 20 anni, c'erano tre clausole vessatorie, e tutto questo che io dico è documentato nel mio giornale Giacus, Antologia delle Ingiustizie, Affare EBAM, e anche caso Michele Nardi, perciò altri due dossier, uno su l'EBAM e uno su Nardi, perché Nardi, il giudice Nardi non me lo toglie nessuno dalle ma nessuno, che l'ultimo processo, che uno degli ultimi processi che ha fatto è stato quello contro l'EPA, ma ne aveva fatti tantissimi, molto scomodi, e nella mia intervista fatta che mi concesse agli arresti domiciliari e avuta l'autorizzazione dal tribunale di Lecce a fargliela, quindi uno scoop, lui mi parla di tantissime inchieste scomode, dalle case popolari a Ciarrapico, mi parla, mi ricordo, Michele vieni? Parli tu dopo di me, tra due minuti ho finito. Che mi sento pure in colpa. Per il caso mio, secondo me, tu hai venito. Fatto sta che in questo modulo che io non ho, cioè, appunti non ho firmato, uno avrei dovuto dare 3.000 euro di caparra perché il presidente della cooperativa andasse a firmare per me il rogito della mia prima casa, voglio dire. Perché devo darti 3.000 euro? Vado io con un procuratore mio, se casomai al tempo, quando si sarebbe verificata la situazione della firma, io non sarei stata nelle condizioni di. Punto 2, mi sarei dovuta impegnare a non mai querelare l'ente venditore. Se te mi vendi una cosa, non mai perché ti querelo, se no, mi ti querelo. Punto 3, il 2% della vendita era stata definita come percentuale per la cooperativa, ma la cooperativa non è un'agenzia, quindi non è dovuto tutto questo, quindi io non firmo queste tre clausole, presento la mia richiesta per raccomandata perché non la volevano prendere, mi arriva una lettera, no signora ci dispiace, tutti hanno accettato, lei è stata insomma disciplinata, non ha firmato le tre clausole, io faccio richiesta, per noi è inoptata la sua richiesta, faccio richiesta, passano i mesi, mi arriva una lettera, signora, io mi sono comprata la sua casa, quindi lei esca e mi pagherà la sfitta. Vado a vedere il notaio legato a doppio filo con l'EMPAM, Internazionale Previdenza e Assistenza Medici, Andrea Mosca, il quale nel 2018 era stato sospeso per 5 mesi dall'albo dei notai per truffe, per atti poco trasparenti, insomma aveva sulle spalle una pesante sanzione che tuttora, se voi andate, la trovate online. Io scrivo immediatamente una becca a tutti dicendo fermi tutti, questa vendita è illecita, è nulla, la casa è mia, ho fatto la domanda, io tra l'altro il mio contratto di affitto, articolo 13, diritto di prelazione, l'ho esercitato che poi, fatto sta, mi buttano fuori, vengo sfrattata e mi dicono ancora io devo elaborare quel lutto dello sfratto, trovo un'altra casa, faccio querela. La mia querela va al pubblico ministero Andrea Nardi, che io ho usato della sua esistenza, il quale, in una maniera puntuale, precisa e perfetta, avvia le indagini e chiama testimonianza Olivetti, tutti chiamati, pure Mosca, no, Olivetti e tutte le parti in causa. In poche parole, dopo 2 anni si riesce ad avere il visto di Pignatone ad andare a processo. Ecco, questo è il dispositivo del giudice Nardi. E qui c'è scritto Olivetti Alberto, Aureli Cremonini Ivo inducevano in errore Mario Ernesto Deli non consentendo di esercitare tempestivamente il diritto di acquisto nell'immobile secondo le condotte e locazione che veniva in tal modo venduta al magnate eccetera che non ne aveva alcun rapporto eccetera eccetera, quindi riconosceva il fatto di dover andare a processo. Bene, il giudice Nardi dopo 2 mesi viene arrestato letteralmente, il mio procedimento viene archiviato e tutte
le mie accuse vengono trasformate in calunnie, io vengo accerchiata da processi. Ecco qui, vi voglio far vedere, e ho finito. Questa l'ho presa dai social, quindi. Cos'è un'intercettazione dell'anno 2017, quindi Palamara non fu intercettato dal Troia da giugno 2019, ma era già intercettato precedentemente. Luca Palamara, il chat con Andrea Mosca, già magistrato, ora notaio, marito della magistrata Cristina Picozzo, che mi querela per un articolo fatto da un avvocato pubblicato sul mio giornale, a lui perché non avevo scritto niente. E io come direttore di giornale, e addirittura potente della sua posizione, fa indire un'udienza ex articolo 700 il 24 di agosto del 2021, cioè una cosa che, ma neanche fosse stata Totorina. Ovviamente il mio avvocato ha fatto un'eccezione, dice tu sei qui, no, Perugia. Tanto. Allora, Luca Palamara, rivolto a Bosca, allora ti puoi fermare a cena e poi torni all'Anuvio. Andrea Mosca in rosso, stasera non posso, mi dispiace, non sono a Belletri. Luca, per favore, a questo punto, 19 settembre, mi fai sapere se è vero che Cristina, la moglie, verrà proposta come giudice a Roma? Grazie. Luca, sì, ti faccio sapere subito, alle 16.30 ti chiamo. Luca, posto è da giudice, poi ci saremo interpellati, io accetterei. Ah, perché dice sì, non so. Ok, esatto, benissimo, accetterei. Proposta in plenum oggi in attesa parere. Grande Moschino, e a un certo punto questa entra in gioco direttamente la moglie col telefono del marito e dice: manda un sms a Luca e digli se è possibile mettere nell'elenco delle sedi almeno una procura latina, due giudicanti latina, grazie, urgente, escono domani le 6, che è bella bella, e noi dobbiamo essere giudicati da questi. Questo dice: ma chi è che scrive? Dice: chi sei? Chi è che scrive? Cristina. E poi Moschito, Solucchino, eccetera, eccetera. Questa è, okay? Questa è la loro forma mentale. Ebbene, non so, sarà un caso, quando c'è stato l'articolo, il processo, l'udienza dell'ex articolo 700 contro di me, contro l'avvocato Silvio Risse, per un articolo, in quanto io direttore del giornale, un articolo solamente pulito, ma non c'era veramente niente in quella. In quell'articolo Silvio faceva una disamina di vari articoli che erano stati scritti sulla magistrata latina, sulle sue opere. Ebbene, guardate un po', in quella settimana c'è un'intimidazione, viene effettuata un'intimidazione ai miei danni, cioè nello studio dove io praticavo la mia attività medica, a Viale Mazzini, vanno due persone in borghese dicendo che mi cercavano, intimidendo e terrorizzando il portiere, dicendo che sono della polizia. Vanno due volte, poi mi chiama il proprietario e dice: che voleva? Ma che ti devono dare una notifica di che? Cioè, io c'ho l'avvocato, c'ho, in poche parole, non solo, interrompo, per ben due volte, nel quel mese, il proprietario dello studio mi dice: non voglio guai, non voglio essere attenzionato, ciao. Vado in un altro studio a settembre, stessa storia, stavolta si sono presunti carabinieri. Io vengo messa sul lastrico, mi viene pignorata la pensione perché ho tante di quelle cause, tante spese di giustizia, sinceramente non le pago più. Sono costretta a mettermi a lavorare pesantemente girando per l'Italia, a fare guardie notte e giorno per poter vivere. Ebbene, d'altra parte, fortuna che il mio lavoro mi piace e quindi tutto sommato mi ha fatto pure ringiovanire. Perché cerco di vedere sempre il lato buono delle cose e sono certa che esista un fine, una finalità per tutto. Bene, io vi racconto questo e ho chiuso per dirvi la loro potenza. Arrivo in Piemonte, devo fare 4 notti di seguito. Faccio la prima notte, arrivo la mattina, non spada distrutta, perché voi sapete, no? Dalle cronache che in pronto soccorso non si dorme mai, cioè tu sei anche assaltato, devi stare attento perché vieni aggredito pesantemente, gli infermieri non ti aiutano perché dicono che tu guadagni e loro no, quindi siamo colpiti da fuoco amico dall'interno dei mezzi strutturati, perché io sono in regime libero professionale, quindi vieni attaccato dai colleghi strutturati, dagli infermieri che dicono che te guadagni, dai pazienti, quindi è una situazione allucinante.
Arrivo distrutta, non vedo l'ora di mettermi a dormire, quando mi chiamano dalla reception e mi dicono: Teresa, ci sono due poliziotti per lei. Poliziotti per me. E chiedo. Bene, io chiamo immediatamente il mio avvocato, che chiama la reception, in poche parole, Mosca, Andrea Mosca, aveva mandato, aveva forte nei suoi poteri, aveva ingaggiato la polizia giudiziaria, non so quali sistemi, cioè per cercare, siccome l'albergo aveva mandato il mio nominativo in questura, il giorno come se fosse nella latitante, io mi parlo, vivo qua, sempre, sono stanziale per mettermi terrore e per farmi cacciare dalla struttura. E sono andati per 3 giorni, 2 giorni di seguito. E siccome non gli ho aperto la porta, io li ho registrati, ho mandato il video in un altro convegno, adesso non c'è per me il tempo, non è il caso, ci sarà occasione. Ebbene, mi tengono la posta sulla porta della, perché io prima o poi sarei dovuto uscire dalla stanza, esco, te li trovo, vado incontro perché mi ero rotte le scatole. E mi dice: ma è lei la dottoressa? Sì, sono io. E la dovevamo identificare, perché io sono forse una ricercata, chi vuoi? Ecco, no, sono identificare. Allora se la prendo o no questa notifica? No, non me la prendo, perché me la prendo una messa di residenza. Ciao! Però mi hanno fatto terra bruciata. Questa è la mia proposta, finisco. Ecco qua il nostro caro Michele. Perché lui era fuori dal sistema, lui è fuori da questo sistema. Bene, questo è l'articolo per cui poi mi denunciò, come se invece le sentenze non l'avessero lesionato, che il mio articolo, dice perché l'ho accostata a Silvano per le magie, quindi questa cosa l'avevo, e questo è il motivo per cui mi ha denunciato, perché l'avevo paragonata a Silvano e quindi, ok? Le ha fatto un complimento. Ecco, qui mi avevano, erano posizionati qua, ecco, ok, allora... È necessaria una giusta informazione, altrimenti il popolo dei giustizialisti a prescindere, perché già tu sei stato arrestato, per esempio doveva venire qui oggi Gianni Alemanno, purtroppo è stato, ha perso l'aereo a Genova, è andato lì per le elezioni regionali, ma lo sapete che molti che hanno visto che c'è Gianni Alemanno nei miei convegni, no, ma quello è stato condannato, ma tu ammazzi una persona, lui è stato sacrificato a Mafia Capitale perché faceva parte del gruppo Berlusconi. L'abbiamo visto, però è finito. La responsabilità dei media. Ma perché? Esatto. Il processo viene fatto dai media, sì, sì, è nostra. È necessaria una seria riforma della giustizia senza che questo comporti la caduta del governo. È necessario togliere l'immunità ai magistrati e ai politici. Chi sbaglia deve pagare, lo esigono lo Stato di democrazia e la Costituzione. Esatto, come pagano i cittadini. Non è più noi medici, io pago migliaia di euro all'anno perché se ti gira che ti... Esatto. D'altra parte non vediamo la pubblicità, siamo un gruppo di magistrati, denuncia per mala sanità, se vinci ci dai il 20%. Cioè c'è proprio l'istigazione, sì. E noi ci dobbiamo prescindere, ecco, non è più tollerabile accettare che ci siano caste che non paghino per i danni arrecati ai cittadini e chiedono giustizia. Grazie. Il giudice Michele Nardi, perché che cosa abbiamo detto che non c'è più giudice? Aspetta che c'è più giudice.